Presentata a Torino nella sala stampa della regione, Piemonte Is, la carta di credito per la cultura. Io credo che questa sia, o meglio, possa essere la storia di un successo che evidentemente non finisce con la presentazione formale dello strumento, ma che inizia oggi con un lavoro forte affinché la carta sia sottoscritta, sia utilizzata e che diventi uno strumento di utilizzo quotidiano. Io credo che però la cosa più importante da dire quest'oggi relativamente al valore della carta va oltre la capacità economica che noi raccoglieremo e manifesteremo e otterremo in termini di risultato. In realtà il principio importante che sottostà alla carta di credito è legato all'affermazione della cultura come bene di tutti, e proprio perché di tutti, da tutti può essere sostenuto in maniera facile, in maniera assolutamente elementare. Noi abbiamo detto uno strumento democratico perché di fatto utilizzandolo senza costi aggiuntivi, perché la carta non costerà, senza commissioni aggiuntive perché non ce ne saranno, di fatto ognuno di noi potrà scegliere quale istituzione, quale museo, quale realtà culturale aiutare. Una forma evoluta di 8 per 1000, una forma attuale di 8 per 1000. E io credo che in questo si possa e si riveda in realtà quello che è lo spirito dell'amministrazione regionale. La Regione Piemonte è innovazione in tutti i campi nei quali interviene, e di fatto abbiamo dimostrato di riuscire ad essere innovazione anche nell'ambito culturale. Vorrei ribadire ancora una volta che questa carta non costa niente al cittadino. Questa carta è una carta che viene emessa gratuitamente, quindi non costa all'utilizzatore, né direttamente né indirettamente attraverso quelle che sono le spese di emissione e il cosiddetto costo di esercizio. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito di un disegno, di un'idea che noi abbiamo, che è quella di disegnare il futuro per quanto riguarda le forme di finanziamento alla cultura, al mondo della cultura. Il pubblico non ce la fa, e non è pensabile neanche che in futuro ritornare indietro con dei meccanismi di contributi più o meno a pioggia. Il pubblico, semmai, deve fare un lavoro per le risorse che ha a disposizione, anche coinvolgendo i privati dal punto di vista del restauro dei monumenti. Per quanto riguarda la parte delle attività, noi dobbiamo pensare a strumenti che consentano di coinvolgere i privati. Un altro tipo di strumento dovrà essere quello delle esenzioni, agevolazioni, deduzioni fiscali. Si dice giustamente che la cultura sviluppa lavoro, posti di lavoro. Certo, allora cerchiamo di fare di prendere delle misure che possano incentivare questo tipo di lavoro. Le misure sono le misure fiscali, non è che sono i contributi a pioggia con i soldi pubblici, perché il contributo a pioggia tu lo dai a uno, e perché lo dai a uno? Questo è sempre un giudizio molto soggettivo. È difficile avere un parametro di assoluta oggettività. Invece la misura fiscale è una misura oggettiva, voglio dire, tu dai uno strumento a chi vuole intraprendere nell'ambito culturale e poi vinca il migliore.